19 marzo 2018 Milano. Le sconfitte di Avellino e Brescia permettono la fuga a Venezia e Milano. Varese intanto completa il poker, l'unica in Serie A ad aver battuto almeno una volta le attuali prime quattro della classifica. Fuga per due, lo sprint di Venezia e Milano, unito alle sconfitte di Avellino e Brescia, apre una piccola frattura tra il duo di testa e le inseguitrici. Le ultime due squadre campioni d'Italia hanno trovato grande continuità all'interno del proprio percorso di crescita. Comandano la speciale classifica del girone di ritorno con 6 vittorie ed una sola sconfitta. Gli uomini chiave della seconda metà di stagione: Bramos 13.4 punti, 84,6% da 2 e 45,8% da 3 nelle ultime 7 gare, e Mikov che ha raddoppiato le cifre rispetto al girone di andata, il serbo passato da 8.5 a 15.8 punti, dal 47,6% al 71,4% da 2 e dal 25,4% al 48,5% da 3. Germani Basket Brescia Segafredo Bologna 66-70. Emilia che ride. Reggio Emilia e Bologna, nel weekend, hanno conquistato due successi preziosi in trasferta per la corsa playoff. La squadra allenata da Menetti ha perso una sola gara nel girone di ritorno ed al terzo successo consecutivo lontano da casa. Dopo un inizio di campionato complesso, oggi Reggio una delle squadre più in forma della Serie A. Bologna, dopo 3 sconfitte consecutive, a Brescia ha offerto una prova di grande maturità. Senza Ndoja e Stefano Gentile, infortunati, 39 dei 70 punti arrivano dagli italiani. E sta crescendo anche il classe 1999 Paiola, 15,3 minuti di media nelle ultime 3, dove, in cabina di rega, ha perso, complessivamente, solamente 2 palloni. Vanoli Cremona Fiat Torino Crisi Torino, la sconfitta casalinga contro Venezia e quella in trasferta sul campo di Cremona frenano la corsa di Torino, ora nel gruppone di almeno 7 squadre che proveranno a giocarsi 4 posti playoff. Negli ultimi 80 minuti, la Fiat ha tirato 11 quarantacinquesimi da 3, segnando solamente 19 canestri complessivi su assistenza. Un periodo di polveri bagnate per i piemontesi, nelle ultime 2 sconfitte blu e Bungucolo, protagonisti della cavalcata torinese in Coppa Italia, hanno segnato 21 punti complessivi con 5 trentacinquesimi al tiro. 4 imprese, Varese, a questo punto del campionato, ha un primato, l'unica squadra in A ad aver battuto, almeno una volta, Venezia, Milano, Avellino e Brescia, ovvero le prime 4 squadre dell'attuale classifica. E lo ha fatto all'interno di un girone di ritorno da 5 vittorie e 2 sconfitte. In queste 4 imprese, uno dei grandi protagonisti è stato Coie, capace di segnare 16.3 punti, tirando il 51% dal campo ed il 93% ai liberi, a cui ha aggiunto anche 8 rimbalzi di media. Quota 90, Cremona ancora una volta conferma la regola, quando in casa ha superato quota 90 punti segnati, non ha mai perso. Sono 6 le vittorie conquistate dalla squadra allenata da Sacchetti, sconfitta, invece, 3 volte su 5 al Palaradi, quando, offensivamente, stata sotto la soglia dei 90 punti. Cremona, intanto, in cima ad una speciale classifica, con 10 punti in più, Brescia a 8, ma con una partita in meno, la squadra più migliorata rispetto alla stessa giornata dello scorso campionato.